Il primo film di cui parliamo questa settimana è Il Prete, definito il film scandalo del Festival di Berlino e negli slogan pubblicitari paragonato alla moglie del soldato. È il secondo lungometraggio di Antonia Baird con Linus Roach nei panni di padre Greg e di Tom Wilkinson nei panni di padre Matthew, il prete anziano. La storia è molto interessante e non l'ho trovata affatto fra l'altro trasgressiva, in quanto tocca due temi fondamentali in questo momento in discussione all'interno della Chiesa cattolica. Ed sono l'uno la castità, padre Matthew sta con la sua perpetua, e padre Greg invece, tanto integralista e cattolico, una sera si toglierà il collarino e andrà in un locale gay a farsi un'avventura per una notte, lì si innamorerà di un uomo qualunque, appunto. E il secondo tema è il segreto della confessione, se è giusto che mantenere il segreto possa far male, in questo caso, a una ragazzina che viene molestata dal padre. È una storia molto bella, una buona regia e soprattutto interessante poi nella soluzione finale, che chiaramente contrasta con quello che è l'orientamento papale. Mi volgo a lui per aiuto. Vedo un uomo nudo, così desiderabile. Alla mia finestra brillerà sempre una luce. Tutti possono entrare. Le braccia di un amico ti aspettano. Julio Iglesias? No, Giovanni XXIII. Che lavoro fai? Prete. Sei un diavoletto. Mi benedica, padre, perché ho peccato. Mi fa fare delle cose. Il segreto della confessione, come può essere una cosa giusta se concede al male di trionfare?